Sì, primavera, un par de ciufoli. Sto dormendo col cappellino di lana. Ma bentrovati su Watch Mojo Italia, dove oggi sveleremo la nostra top 10 luoghi più freddi sul pianeta. Mentre vi rimboccate i piumini e vi versate la quinta tisana corretta grappa, vi ricordo di cliccare la campanella. Non si sa mai che ci si stia preparando a una nuova glaciazione. Vorreste saperlo? Che ne so, da me, da Henry o Elon Musk? Ecco, e visto il gelo di sti giorni, pronti con la zuppa e... Numero 10, Snag Yukon, Canada. Avete presente il Klondike, dove va il giovane zio Paperone a cercare oro? Ecco, è una particolare zona del Canada, il Great White North per eccellenza, in cui fa freddo esattamente come vi immaginate. Non è sommerso dalla neve perenne, ma poco cambia, soprattutto per il villaggio di Snag sul White River, la perla dello Yukon, se la perla fosse un cubetto di ghiaccio. Il 3 febbraio del 1947 sono stati riportati meno 62,8 gradi, la temperatura più bassa mai registrata in Canada, ed è in gradi Celsius, non Fahrenheit, quindi i nostri, quelli che se vedete meno 2 sul termometro prima di uscire vi mettete i moon boot, il cappellino, 2 paia di guanti, 3 sciarpe e ovviamente la maglia di lana. Qui indossi direttamente una pecora viva. Numero 9, la Base North Ice, Groenlandia. Il fatto che si chiami Terra Verde non vi ingannerà, ne sono sicura. E infatti il nome risale all'esilio di Erik il Rosso, quindi il decimo secolo dopo Cristo, momento in cui sicuramente faceva più caldo e quindi il territorio non era coperto per l'83% da ghiaccio e neve. Oggi sì, e le temperature che si registrarono presso la North Ice, base britannica in funzione tra il 52 e il 54, toccarono i meno 59,4 gradi per 16 volte in 2 anni, al che gli inglesi si dissero andiamo via dalle balle. L'ultimo anno di funzionamento della base si registrò la temperatura più bassa mai certificata in Groenlandia, quando il 9 gennaio 1954 si ebbero meno 66,1 gradi. Non voglio nemmeno pensarci. Numero 8, un qualcosa che so già di non saper pronunciare. Verkhoyansk, Siberia, Russia. Chi forgia il tuo spirito meglio del freddo di madre Russia? Nessuno, forse. Ma in questo caso si può finire scemi, visto che la città della Yakutia, quindi della Siberia, quindi freddo per antonomasia, ha persino richiesto il premio per luogo con sbalzo termico più elevato sul pianeta, passando dai 37,3 gradi di massima ai meno 67,6 registrati nel febbraio del 1892. Per un po' è stata effettivamente la città più fredda sul pianeta, prima che il suo primato venisse, diciamo, spazzato via, ovviamente da un vento freddo come la bora, pungente come la puzza di calzini sporchi e sudati, e letale quanto liberare un'antica forma di vita aliena congelata nel ghiaccio almeno da 5.000 anni. Ma tranquilli, perché a sconfiggere Madre Russia ci ha pensato la numero 7, Oymyakon. Non ci ha pensato nessuno, perché siamo sempre in Russia e sempre fredda, con un nome che può ricordare lo Yukon, al che vi chiedo, coincidenze? Non lo so, ma di sicuro combatte per il titolo di polo nord del freddo, ovvero il luogo nell'emisfero nord con la temperatura più bassa certificata. E qui fa un freddo becco, ma becco tipo quello di un tucano, perché se è vero che come Verkhoyansk anche qui d'estate fa caldino, e infatti le temperature hanno anche qui un range di 100 gradi, il 6 febbraio del 1933 venne registrata la temperatura glaciale di meno 67,7 gradi, e con uno 0,1 in meno di Verkhoyansk la scalzò dal trono gelato. Pensate a recarvi a gennaio da Oymyakon a Verkhoyansk per fare la spesa e poi a metà strada accorgervi di aver dimenticato il portafogli. Numero 6, Clink Research Station, Groenlandia. Se in Groenlandia c'è una base inglese, anche gli americani avranno avuto in qualche modo autorizzazione a crearvi una stazione di ricerca. No? Boh, non lo so in generale, ma in questo caso sì, e infatti lo Space and Engineering Center dell'Università del Wisconsin-Madison ve ne ha installata una, la Clink, dal nome di un'adorabile isoletta antartica in cui probabilmente anche i pinguini nuotano con la muta integrale e le moppole. E la Clink tra il 1987 e il 1992 registrò meno 69,4 gradi il 22 dicembre del 1991. Non conosco nessuno nato quel giorno, ma conosco qualcuno che si sarebbe meritato di nascere lì, di notte, alla ghiaccio, nel ghiaccio. Che disagio! Scusate. Numero 5, Denali, Alaska. Che in Alaska faccia freddo ce lo insegna il fatto che ci sia tanta neve e tanti orsi ciccio pelosoni come il Kodiak, che combatte per il primato di carnivoro terrestre più grosso insieme all'orso polare. E Denali è il simbolo di questo paese, una nuova frontiera americana dei brividi. Innanzitutto è la montagna americana più alta, circa 6.000 metri, precedentemente conosciuta come Monte McKinley, in memoria della scena del secondo tragico Fantozzi. Scusi, chi ha fatto Palo? Ma andiamo
andiamo al dunque. L'esercito vi piazzò un laboratorio di ricerca a circa 4600 metri e vi registrò meno 73 gradi. E ve lo ripeto, magari ve lo siete perso, mancavano ancora 1400 metri alla vetta. Numero 4, Dom Argus, plateau antartico. Quarta posizione per questa location che definire inospitale sarebbe un complimento. Situata nel punto più alto del plateau antartico, nella terra dei pinguini, punto. Una terra così ostile che per viverci devi essere sempre ubriaco, rischi di trovarti costantemente minacciato da mostri alieni e comunque se partisse una pulizia etnica da parte dei volatili che non volano, vincerebbero loro in quanto surclassano il rapporto numerico uomo-pinguino almeno di 100 a 1. Nel luglio 2005 un gruppo del Chinese National Antarctic Research Expeditions ha registrato i clamorosi oh mamma, meno 82,5 gradi, che solo a dirlo mi viene voglia di bombardare tutto col napalm! E alla numero 3, la base permanente Amundsen Scott, sempre in Antartide, che vi stupite già, pensavate di trovarci il Polo Nord o il villaggio di Babbo Natale? Ci sono stata, d'estate si gira tranquillamente in magliettina, più o meno. Il Polo Sud è paradossalmente molto, ma molto più freddo e letale della sua controparte settentrionale e a testimoniarlo c'è quel lenzuolo di ghiaccio spesso circa 3 km. E la base Amundsen Scott, dai nomi dei due visionari che si sfidarono per essere i primi a porre una bandiera sul territorio, stabilita dagli Stati Uniti nel 1956, ha registrato meno 82,8 gradi nel giugno del 1982. Che vuoi che sia? Tra l'altro, in quell'anno usciva La cosa di John Carpenter, ambientato in Antartide, e coinvolge anglofoni e norvegesi. Solo per dire, ci volete andare anche voi, conciatevi come Kurt Russell. Numero 2, la stazione Vostok, ancora in Antartide, polo sud del freddo. In questo caso, la base fu messa in piedi dai sovietici nel 1957 e certamente merita questa seconda posizione. Perché? Perché qui ci sono meno 68 gradi in inverno, di media. E anche se le estati sono più miti, arrivando anche loro ai 32 gradi, credo che i poveri tovarish Nikolai e Mikhail non furono contenti di trovarsi lì il 21 luglio del 1983 per registrare la clamorosa picchiata a meno 89,2 gradi. Praticamente se uscite dalla base impreparati, l'effetto è quello dell'abbattitore per uccidere l'anisakis nel pesce. Praticamente diventereste dei surgelati istantanei di quelli da banco freezer dell'Esselunga. All'epoca quello era un primato ineguagliabile e qualcuno sostiene che lo sia ancora. Numero 1, il Fuji Dome, che indovinate dove sta? Ah certo, in Antartide, che come avrete capito è fuori gara anche per la temperatura record e tuttora imbattuta registrata il 10 agosto 2010. Quindi teorici del complotto, oggigiorno ci saranno 20 gradi anche d'inverno, scansatevi. Questo record tocca i meno 93,2 gradi ed è stato registrato su un crinale tra il Fuji Dome e l'Argus Dome di cui abbiamo discusso poc'anzi. Tuttavia la misurazione è avvenuta via satellite e la Società Mondiale per il Clima certifica questi dati solo se presi a pochi metri dalla superficie, quindi un satellite parrebbe troppo, e darebbe ancora il record alla stazione Vostok. Ma lo scienziato Ted Scambos del National Snow and Ice Data Center afferma che l'aria, correndo sulla dorsale tra il Fuji e l'Argus, si insacchi diventando molto più fredda di quanto si potesse pensare. Quale che sia la verità, se volete fateci un salto e ditemi se mi basta un giacchino leggero. Allora, piaciuta la nostra lista? Mi raccomando, mentre sbattete i denti dal gelo polare di questi ultimi strascichi d'inverno, cliccate la campanella per farmi sapere tutte le temperature che registrerete. Poi per il Guinness, vediamo.